Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Brasil Italia. Oggi mi trovate in una tenuta casalinga, sono qua nella mia cucina. Perché? Perché oggi parleremo di comida, di cucina e in qualche modo cercherò di dare qualche consiglio a molti brasiliani. Io so che farò arrabbiare qualcuno, ma facerò che, mi dicono. Come ho detto, oggi parleremo di cucina, o per meglio dire di come preparare alcuni ingredienti, alcune ricette che si usano molto qua in Brasile. Premetto, non sono certamente un cuoco, non sono nessuno, solamente uno che mi piace cucinare e mangiare bene, però io penso che qualche piccolo consiglio ai miei amici brasiliani glielo possa dare. Spero che non s'arrabbino, spero che non si offendano, è solamente la mia idea su alcune cose. Allora, il primo consiglio che mi sento di dare è di cercare di usare meno il latte condensato. Vamos usar una primeira caixinha de leite condensato. È una lata di leite condensato, as duas caixinhas de leite condensato. Allora, fermi tutti. A me piace il latte condensato, anche da piccolo lo mangiavo, non ci sono problemi, ancora adesso ogni tanto lo uso. Mia mamma con il latte condensato faceva il classico Bob, un liquore fatto con latte condensato, uova e altre cose. E quindi nessun problema, io non ho nulla contro il latte condensato. Però qui, come sempre, esagerano, quindi qua praticamente non sono capace di fare, che so io, una crema senza usare il latte condensato. D'accordo, i gusti sono gusti, però sappiate, cari brasiliani, che potete fare una crema buonissima, ma buonissima veramente, senza usare il latte condensato. Non c'è bisogno di metterlo sempre in ogni ricetta che voi fate. Addirittura io mi ricordo, avevo fatto un corso di loro chiamavano di padero, che potremmo tradurlo più o meno come panettiere, però in quel corso era stato molto breve, insegnavano anche a fare le altre ricette. Io mi ricordo che anche per fare la classica crema pasticcera, come ingrediente latte condensato. Ma cazzo, io a me veniva la pelle d'oca. Non puoi mettere il latte condensato nella crema pasticcera. D'accordo che ti piace, però almeno su certe ricette tradizionali usa i prodotti e gli ingredienti tradizionali. Ma ripeto, volete usarlo ogni tanto, va bene, però, come ho detto, sappiate che potete creare delle creme fantastiche, se volete vi do io le ricette, per fare delle ottime creme per le vostre torte, e non c'è bisogno sempre di usare questo benedetto latte condensato, ok? Il secondo, diciamo, consiglio è di usare meno il frullatore. Bom, per fare questa ricetta è super facile. Vou bater tutti gli ingredienti qui no liquidificador. Ragazzi, qui col frullatore voi fate di tutto. Cioè, sia per triturare, per frullare, per tagliare, per affettare. Cioè, qualunque lavoro, diciamo così, che dovreste fare con altri strumenti, voi usate sempre il frullatore. Io non ho nulla contro il frullatore, ce l'ho anch'io, ce l'ho qua sopra il frigorifero, ogni tanto lo uso, va benone, è un ottimo accessorio, ma non lo uso sempre, lo uso quando devo frullare. Perché lo si chiama frullatore? Se avesse un altro nome avrebbe un altro scopo. Invece no, voi lo fate sempre. Sempre io regalo consigli oggi. La vostra ben amata e ottima torta di carote. Voi cosa fate? Prendete la carota e la frullate nel frullatore, diventa quella poltiglia che quasi fa senso guardarla. Provate invece di frullare la carota, provate a grattugiarla. Vedrete che sia la consistenza ma anche il gusto cambia notevolmente. Quindi fatemi piacere, cercate nel limite del possibile di non usare sempre il frullatore. Ci sono un'infinità di elettrodomestici che hanno uno scopo diverso e servono per determinati scopi. Io ho il frullatore, ho lo sbattitore elettrico, ho il mini pinner, cioè a seconda di quello che devo fare uso un accessorio diverso, ma è l'accessorio giusto, non uso sempre uno. Altro consiglio,
Io so che voi brasiliani non amate troppo sbattervi nella cucina, diciamo in generale, ma più che altro nella cucina. A voi piace la vita comoda, eccetera, eccetera. Però se invece di usare tutti i tempero, come li chiamate voi, già pronti, provaste ad usare le spezie che servono con i condimenti certi, vi assicuro che prima di tutto la vostra comida, le vostre ricette, i vostri piatti risulteranno migliori e poi anche la vostra salute migliorerà. Per quale motivo gli italiani, l'Italia è il popolo più salutare del mondo? Secondo voi per quale motivo? Uno dei più importanti è perché sappiamo cucinare e sappiamo mangiare nel modo giusto. Quindi anche in Italia ci sono delle spezie, dei prodotti già pronti. Faccio un esempio classico, il dado da cucina, che è molto usato in Italia. Però, ad esempio, se io preparo un brodo, invece di usare un dado che è un prodotto industriale, un po' d'acqua, una carota, una cipolla, qualcosa, viene fuori una cosa completamente diversa, più salutare, più buona di usare un dado. Quindi anche voi, invece di usare tutte quelle porcherie, perché vi assicuro sono delle porcherie industriali già pronte, provate ad usare le spezie, i condimenti giusti, eccetera, eccetera. Vedrete che migliorerete, ripeto, sia la vostra cucina che la vostra salute. E visto che parliamo di salute, una cosa che dovreste evitare di fare sempre sono i fritti. Per amor di Dio, i fritti sono buoni. Chi non piacciono le cose fritte, chi non piace la patata fritta, il pollo fritto o altre cose, però come sempre voi esagerate, voi fate tutto fritto, anche il classico uovo e tegamino, che è una cosa più semplice, più banale che esista, voi la fate proprio nell'olio come se fosse una patata, ma cazzo è sbagliato. Non fate sempre cose fritte, provate ad usare un altro modo di cucinare determinati ingredienti, provate ad usare il burro, non la margarina, per l'amor di Dio, la margarina è un'altra cagata, un'altra porcheria industriale che va evitata, voi la mangiate a chili sul pane, ma è una cosa da evitare, non comprate, provate ad usare il burro, provate ad usare un filo d'olio invece di fare tutto fritto. I fritti sono buoni ma fanno male, ripeto, so che è molto più comodo mettere una padella sul fuoco, buttarci un po' d'olio, buttarci dentro le cose e farle cuocere così, ma se voglio avere un piatto buono e di qualità, pur essendo in cucina a casa posso fare un prodotto di qualità di un certo livello, e se voglio mantenermi sano di salute evito i fritti, quindi provate anche voi a fare una cosa del genere. Altra cosa che non è molto importante, però sarebbe utile che cominciaste perlomeno a pensare a questo. Io vedo in tutte le vostre ricette che voi usate come misura la shikara, quindi la tazza, il bicchiere, il cogliere, il cucchiaio, altre cose. Então, essa aqui é a xícara de chá. Esse é o tamanho da xícara de chá. A xícara de chá é a que normalmente se usa em receitas. Va bene, siete abituati così. Mi sembra che anche negli Stati Uniti usino questo tipo di misura, però è sbagliata. La misura che dovreste usare è sempre o grammi o litri. Quindi, specialmente per quanto riguarda i prodotti di pasticceria, quindi se dovete fare una torta, una crema, qualunque prodotto dolce, non potete dire a chi la sta preparando, a chi vuole prepararla, una shikara di trigo, una mezza shikara di zucchero. No, cioè, quanto è? 200 grammi, 230, 250, io ho bisogno di sapere esattamente al grammo quanto ingrediente devo usare per fare quel determinato prodotto. Se voi mi date un valore così approssimativo, vi assicuro, non verrà mai un prodotto buono, ottimo. Quindi, ripeto, non è tanto importante, però cominciate a pensare un attimino in modo diverso, cominciate
a comprare una banalissima bilancia da cucina che costa una stupidata e usare grammi o decilitri, centilitri invece della cifra, ok? E ultima cosa, forse la più importante, questo è proprio un piacere che vi chiedo io, evitate il più possibile di rovinare la cucina italiana. Ragazzi, io vedo qua le cose che voi fate e c'è da metterci le mani nei capelli. Le lasagne che fate voi sono di una tristezza che fa veramente quasi piangere. Non hanno niente a che vedere con le lasagne fatte in Italia o fatte da un italiano. La vostra famosa macaronada è, lasciatemelo dire, scusatemi, è una cagata e paurosa, una schifezza, una cosa che qualunque italiano rimarrebbe, non so neanche io come poterlo dire, ma non c'entra niente con la comida italiana, non c'entra niente con la pasta che si fa comunemente in Italia. Quindi ragazzi, fate quello che volete, fate qualunque tipo di comida, anche straniera, fate il sushi, fate la cucina cinese, fate la vostra cucina, ma lasciate perdere per piacere la cucina italiana, perché o la fate nel modo giusto o non fate niente. Per fare una cagata, per fare una schifezza, è meglio non fare niente. Cioè, non avete ancora capito che per noi italiani la nostra cucina è sacra, ma sacra veramente, quindi non potete rovinarla come fate voi abitualmente. C'è qualcuno che riesce a cucinare bene, che la fa nel modo giusto, ma sono veramente pochi. Io vedo appunto come le fanno le altre persone, basta anche entrare su internet, vedere le vostre ricette. Cioè, vi assicuro, non c'entra niente con la vera cucina italiana, ok? Bene, il video di oggi era su questo argomento, molto delicato, molto importante per noi italiani. Io spero che nessuno si sia offeso, risentito, spero che sia stato interessante per qualcuno e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!